Buonasera, buonasera onorevole Razzi. Razzi, lei ha detto che per Berlusconi si molerebbe. Lei ha detto che per Berlusconi si molerebbe. Non credo, guarda. Ah no? Ma io non credo che simulerei, anche perché no, è un maschio difficile che possa farlo. No, la guardi, non comincia. Quando la donna che vuol far finta di avere l'ergastolo simulerebbe, può farlo, ma sarebbe, l'uomo non è, gliela dico meglio, può fare, anche no, perché ma non è, è difficile. Non è simulare, simulerebbe. Goto, senso, e poi magari non gode, ma ecco. Non è quello, dicevamo, lei sarebbe disposto a sacrificarsi per Berlusconi. Ma anche perché, sì? Guarda, a Berlusconi, sì? Berlusconi è bello. È bello, vabbè, adesso questo. Che tra l'altro, io, sì, guarda, credo che ce l'ora, anche per me ce ne vorrebbero tre. Di Berlusconi, tre. Guarda, uno al centro, uno al sud, uno al nord e nelle isole, tre. Tutto tre. Quattro, anche perché lui può fare quello che vuole su di me. Ah, lei farebbe... Perché lui c'ha il mio cartellino. Sì, sì, ecco, lei farebbe qualunque cosa per Berlusconi. Io sarei disposto anche Ma tipo a morire? A morire. Ah, quindi addirittura all'estremo sacrificio. No, a morire. Sì, a sacrificio no, a morire. Vabbè, è la stessa cosa, ma... come... Lei, visto che è disposto, come morirebbe? Come? Ma guarda, ma sì? No, non credo, anche perché, come ma credo, io sicuramente anche di una morte veloce, ah, se potesse essere, sì, veloce. Sì, veloce, tipo? Ma di vecchiaia, non no, so. No, guardi, no, allora guardi, no, no, ma non è, la vecchiaia non è veloce. No, no, non ho detto niente. Ma che te ne fotte a te? Ma diventa io... anche tu proprietà di Berlusconi. Ma no, ma io non... Preferirei di no. Mettiti una giarrettiera cuculante. Ma no, ma no, ma no. Che lui non capisce più un cazzo quando vede cuculante. Ho capito, ti estingo il mondo. Io sto malissimo. Prestagli tua moglie. Ma perché? Ma no. Dammi retta, qui è tutto malvivenza. Ma qui fanno tutti così. Ma non è vero, non è quello vero. Quello Berlusconi è un bancomat. Manco il pint. Vai lì e gli dice quanto sei alto. Ho capito. E lui pom 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 te caccia 10 no, metri. No, guardi, non è cazzo, vero, non è tua vero. Moglie ti cassa un cazzo, no, per quello, no. Macchina nuova, ti fai tatuare. Lo scudetto del Milan sul culo, ma vai, ti caccia, compro, ti caccia 300 cucuzze sane, sane. E così tua moglie non riscassa più cazzo. Fammi un'altra domanda, non te rompere. Va bene, onorevole Razzi, parliamo di diritti umani. La cantante delle Pussy Riot è stata messa in prigione e adesso vive nelle prigioni russe. Ma guarda, anche a Svizzera c'era questo problema che quando uso uno puzzi, no, poi a un certo punto no. Anche gli altri si innervosiscono. Onorevole, la violenza è brutta, sì, ma, erano... ma anche perché tu cioè, te porti un shampi, ma non stiamo che magari di puzza, ogni tanto te lo butti. E anche in Corea del Nord c'hanno questa pulizia, anche sì, questa lascella di Kim Jong-un. Ma lasci stare. Che te la sente, che sa di Pino Silvestri. Stiamo parlando. Guarda, è un qualcosa, anche me l'aveva Svizzera. Infatti hanno, non stiamo parlando, infatti fanno la guerra anche perché con la Corea del Sud, perché no, sono sudici, ho capito, no, ma che no, emanano questi odori di pestilenza, sì, ma non pare. Non è stata arrestata perché puzza, è stata carcerata perché ha offeso Putin, il presidente della Russia, no? Ma guarda, io conosco a Ignazio la Russia, no, ma allora no, questo caratterino Russia, che però è bravo, anche perché di la Russia ce ne vorrebbero due, lei, una al nord, una al centro e una al sud. Sì, e poi anche perché dopo saremmo la prima nazione al mondo, mentre invece l'Italia è il giardino del mondo. Sono cose serie, anche sì, perché l'hanno spedita in Siberia, adesso è dove c'erano i gulag, è una cosa seria, Ma non credo, anche perché... Sì, no, l'hanno spedita proprio in Siberia, dove sono i gulag. Se ti piace il piatto piccante, anche perché puoi no, sempre ordinare la pizza. Cioè, no, io, guardi, anche perché capisco... Lei non può, uno non digerisce il goulash. Ma non è il goulash, e il che gulag. La Siberia si sta bene anche d'estate. Ma lei non sa neanche... Sono 3 gradi e 3, sì, mentre magari qua tu sudi e che dici non riesci a dormire, che la ventola di questi legni, che c'ha il legno, che gira, dice mamma mia che caldo. Se vai a Siberia... Siberia 3 gradi e 3, ho capito, dormi, ma... che non lei, ti sente, puoi russare tanto che nessuno... Ma stiamo parlando di un'altra cosa, lei non sa niente della Russia. È una terra che è un po' tipo la Svizzera, ma è più a nord, sì, ma lei, tutto lei bianco, non... Dica la verità, lei come non la sa... mia Svizzera. Non sa neanche di cosa sta parlando, no, non sa no, niente della Russia, di cosa sta succedendo. Amico, ma... te lo dico da matrioska. Sì, me lo dica da matrioska. Apri tutte le statuine, alla fine c'è la più piccola che ti dice solo una cosa. Cosa? Fatte le cazze.
vabbè, adesso anche la matriosca. Ma secondo te non so cosa succede in Russia? Non lo so, non sembrava. I giornali arrivano in Senato, mi arrivano grandi. Ah, li leggi i giornali? Prima di arrivare alla pagina della Ternana un occhio ce lo butto. Ah, ho capito, però non sembrava. Qua è meglio che ci facciamo tutte le cazzi nostre, no, altrimenti Putin ci chiude il rubinetto del gas. Ho capito, ma e poi con cosa le scaldiamo le bracciole sul fornello? Con le tue domandine del cazzo? No, vabbè, ma se, vabbè adesso veramente io sono... Mettono i dissidenti in galera. Certo, è e una allora, cosa grave. Cazzo te ne frega, sono dissidenti loro, mica nostri. Vabbè, ma non importa. Vai in Russia, portati due calze di nylon. Ma lasci stare, cosa c'ha queste calze? Te le fai tutte. Le rivendi, quei soldi ti danno, apri una ricevitoria SNAI. Fatti i cazzi tu, dove da una babbo. In Russia sono tutti malviventi, c'è malvivenza in Russia. Ma uno può anche... Là hanno un grado di malvivenza che noi confronto siamo suole orsoline. Se vai in Russia, stai attento che Putin non usa nemmeno la vaselinosca. Va bene, ho capito. Chiudi con una domanda, chiedimi cosa è, fammi farmi la figura. Ma che domanda è? Che ora è? Chiedimi cosa è, numero un provocato. Onorevole Razzi, saprebbe dirci per caso che ora è? Ma molto volentieri anche. Grazie. Perché anche un orologio svizzero. Sì. E anche perché è preciso, sono stato in Svizzera a 40 anni. Benissimo, della mia Svizzera, che tutti quando mi chiedevano un orologio ci dicevo proprio l'orario. Ah, preciso. Sì. Anche perché le 33 e un quarto percentuale. Dipende anche un po' dalla Corea del Nord. Lasci stare. Ci può dire che ora è? Non ha risposto alla domanda. Ma che ora è? Lancetta, anche questa. Lei saprà, no? Che ora è? Basta che. Basta che devi sapere anche che c'è una lancetta. Sì, si chiama orologio. Lei lo sa. Anche corta, una è corta. Una è corta e una è lunga. Se ci dice che ore sono, guardi, basta guardare. Se la lancetta corta, un po' spostata, anche perché se lei la sposta, ma. Spostata, sì, anche perché muovete questo cazzo di gobbo. Anche non tu, del gobbo. No, vai, non è neanche. No, no, non credo una lancetta grande. Vada giù nella pega. Va e fatti un po' le cazze tu, amico. Non so te lo dico, fai lo sforzo, sai cosa ti dico? Io sì. Te lo canto. No!